Avete sentito dunque le novità sul fronte dell'inchiesta? Aprendo i giornali stamattina qualcuno comunque si sarà accorto che accanto alla foto di Nicole Minetti, di cui abbiamo parlato tanto negli ultimi mesi, c'era un'altra foto, quella di Isabella Rauti. Buonasera, buonasera, consigliere regionale del Lazio. Che cosa ha pensato, consigliere, quando ha visto questa foto, similitudine con Nicole Minetti? Beh, sono due giorni che c'è questa polemica che anzi io vorrei superare, anche perché la questione politica non è personale, c'è stato questo abbinamento, ci sono dei distinguo da fare, ma ripeto, la questione è squisitamente politica e riguarda, come è stato sottolineato in numerose interviste, direi, la questione riguarda una riforma necessaria e è un'esigenza che non sento solo io ma anche il partito che rappresento e sicuramente anche fuori del partito, nel paese, un'esigenza diffusa di rivedere il sistema elettorale. Ecco, perché qualcuno infatti naturalmente ha associato il suo nome a quello di Nicole Minetti come nome imposto in qualche modo dall'alto, calato dall'alto. Lei indubbiamente ha una tradizione politica familiare lunghissima, però anche la moglie del sindaco della capitale, Gianni Alemanno, quindi forse in un paese normale succede questo? Sì, beh, però sono da 20 anni la moglie di Alemanno e faccio politica da 30, perché ho cominciato a 13-14 anni, quindi credo di dover parlare del mio percorso politico più che di quello familiare. Io non penso che di essere stata imposta, se non nella misura in cui il meccanismo impone a tutti il destino bloccato. Io penso di essere stata selezionata per il mio curriculum politico, per il mio impegno, però voglio anche dire che io naturalmente sono stata inserita in quel listino e tra l'altro nella quota cosiddetta, nelle quote rosa, perché quel listino, secondo lo statuto della nostra regione, la regione Lazio, prevede, e questo è un elemento a mio avviso positivo, una rappresentanza paritaria di genere, quindi in quel listino c'erano 7 donne e 7 uomini, il problema è intanto scegliere bene le candidature, per noi il problema a questo punto è introdurre regole nuove e se mi posso spiegare direi in via d'estrema sintesi, noi vogliamo lanciare l'idea delle primarie per legge a tutti i livelli di candidatura, reintrodurre, se sarà possibile con la riforma del sistema elettorale, le preferenze e dare quindi ai cittadini la possibilità di scegliere chi eleggere e questo fa parte tra l'altro di un processo più articolato, direi di cambiamento che stiamo quindi introducendo. Quindi da qui dovrebbe partire il centrodestra in qualche modo, dalle primarie e primarie, dal cambiamento della legge primarie elettorale. Preferenze, riforma del sistema elettorale, in una parola sola, una candidatura non imposta dall'alto ma espresse dalla base secondo criteri evidenti. Evidentemente di merito, di rappresentanza del proprio territorio e quindi anche di percorso politico. Però mi scusi, consigliera, nel PDL insomma non mancano le protette dal Premier, un po' dall'Europarlamento in giù. Ma io guardi, non mancano e se ne parla troppo poco, a mio avviso, lo dico senza nessuna polemica, ma con sincerità, non mancano neanche le tante donne del centrodestra, più o meno note, che fanno un lavoro spesso anche oscuro, un lavoro legato molto spesso anche alle politiche femminili. Questo governo ha fatto degli interventi importanti, questa non è una difesa d'ufficio, io credo, le conosco molte da anni, tutte impegnate e non emergono, magari non emergono perché forse anche la stampa predilige forse dare più risalto magari a questioni, a derive di gossip, diciamo così. Quindi ci sono anche quelle che magari non si sono date da fare, ma mi piace di più parlare di quelle che invece sono sinceramente impegnate, che sono appassionate e che lavorano. Non è gossip però parlare delle cene di Silvio Berlusconi quando soprattutto i magistrati a Napoli dicono lui sapeva che erano delle escort apportate appunto da Tarantini. Non le chiedo un giudizio naturalmente né sulla Minetti né un giudizio personale, ma su queste cene non le creano imbarazzo così come le parole di Bagnasco? Insomma, lei è religiosa, insomma, è vicina sicuramente in qualche modo alla Conferenza Episcopale Italiana, non vi hanno creato certo un po' di imbarazzo? Ma più che oltre che imbarazzo io aggiungerei, non ho difficoltà a dirlo, anche disagio, però su questo vorrei essere chiara, intanto dobbiamo distinguere tra eventuali reati di cui, come diceva lei, si occuperà poi la magistratura, a quelli che poi possono essere i peccati e di questo si occupa la coscienza e eventualmente la Chiesa per chi segue. Io penso, come una donna impegnata nelle politiche femminili, a me interessa difendere l'identità e la dignità femminile. Io penso che il corpo e la bellezza siano un valore, non siano uno strumento, quindi sia chi vende il proprio corpo sia chi lo compra naturalmente per me sbaglia. Detto questo io non devo formulare giudizi di carattere etico, sicuramente voglio dire anche di più, quell'imbarazzo,
quel disagio, per una persona come me che è più una militante e preferisce sicuramente una manifestazione a una festa, figuriamoci a un festino, io penso che la cosa importante sia quella veramente di recuperare un po' tutti, perché non possiamo neanche immaginare che il vizio diffuso in Italia, in un'Italia che però che è una minoranza, in un paese sano, sia riconducibile tutto, diciamo, a Berlusconi. Anche questo, diciamo, e in questo l'intervento del Cardinal Bagnasco, insomma, è stato molto esaustivo nell'indicazione generale. Io lo condivido pienamente, però quando si io dice... Io lo devo salutare. Peccato, grazie. Lo dirò un'altra volta. La ringrazio comunque, questione risolta, diciamo, con le magliette, i colminetti e quant'altro. E cappello. E cappello, arrivederci.